thank you Sa perché direttore? Posso dirle una cosa invece? Non no, c'è, il problema non è il fatto che vanno via, il problema è che lei non la farò interlocutire con quello che dicono, perché se no chi risponde? Cioè parlano come dice no, lei, no, parlano e, e ne se ne vanno. Ma noi abbiamo avuto uno stesso, io non mi posso permettere di dirlo, però no, per me sarebbe un privilegio. c'è no, so. il presidente Raffa c'è il, il sindaco eh, De Arena che è arrivato, quindi per i saluti politici eh, aspettiamo un attimo e, e così diamo una piccola informativa su questa festa. Intanto, la prima cosa importante da dire è che siamo alla terza edizione di una festa che è abbastanza sui generis, perché nasce da un volontariato diffuso e soprattutto permanente fra virgolette, nel senso che chi si occupa di organizzare questa festa ci lavora in fondo tutto l'anno. È un risultato non da poco in una realtà come la nostra dove i personalismi e i protagonisti molte volte mettono in contrasto anche sinergie positive, che questa festa del mare di Gallico abbia, oltretutto, intanto è promossa dal circolo Posidonia, ma soprattutto è riuscito a condensare l'energia di 35 associazioni che partecipano alla realizzazione dell'evento. In più c'è un comitato organizzatore. Ehm, composto da oltre 100 persone non le citerò, ma ne cito uno per tutti è Paolo Romeo, al quale tanto per dirvi ehm, lo spirito: prima di chiedervi naturalmente un saluto per Paolo Romeo, voglio leggervi quello che ehm, il senso di questa manifestazione. E che io sperando di interpretare il suo pensiero, ho estrapolato da, ehm, dal libro di, da, praticamente da, che presenta La festa del mare. Cioè, lui dice noi dobbiamo mettere, intanto spiega tutte le possibilità che può avere un settore economico che fra i più poveri nel senso che non perché è povero realmente, ma perché di fatto è distrattato da tutte le leggi che si occupano di economia. La pesca è una risorsa importante, può diventarlo di più, ma ci vogliono leggi di supporto e fino adesso non è che ne abbiano ottenute tante. Si conoscono i pescatori come evasori totali, quindi evasori del fisco, perché praticamente non rispondono allo scontrino quando vendono il loro, il loro prodotto e soprattutto sono poco assistiti se non nei momenti delle disgrazie. Quindi una delle disgrazie che ha contraddistinto l'economia, specialmente di questo comprensorio, è l'annullamento e la, la proibizione delle spadare. Da qui e a tutti i provvedimenti che dovevano migliorare la loro condizione economica, il passo è stato lungo, tant'è vero che non è ancora compiuto e molti pescatori sono rimasti con le imprese a metà, alcuni sono riusciti a rinnovare il loro parco, altri no. E Paolo Romeo però, pensando a un progetto che possa integrarsi fra economia ittica e turismo sostenibile, dice... Un progetto che guarda oltre la possibilità di utilizzare fondi comunitari, come dire lavoriamoci noi e non aspettiamo benefici che cadano dall'alto, da spendere nella realizzazione di opere, privilegiando invece interventi mirati a determinare sviluppo di formule organizzative a carattere collettivo nel settore ittico, ricettivo, ricreativo e culturale puntando alla qualificazione del patrimonio attraverso azioni di recupero. Tutto questo è condensato in quanto loro hanno realizzato ed è qui davanti a voi dalla mostra sul corso recuperando anfore che la sovrintendenza ha ceduto, la mostra qui che sarà sul lungomare, le gare sportive, le gare di pesca, l'intrattenimento, il dibattito, l'affrontare anche temi politici e temi che non sono naturalmente da, da barro, da, da situazione estiva di relax, che però possono essere uno stimolo a un ragionamento. Tutto questo vi dovevo dire per invitarvi a un applauso a Paolo Romeo che ha organizzato tutto questo. E a questo punto passiamo invece la, la, la parola alle massime rappresentanze politiche che abbiamo qui. So che ci sono dei saluti, non li ho avuti per iscritto, ma che li invia il governatore Scopelliti, dispiaciuto di non essere qui. Così come so che ci sono dei saluti da parte dell'assessore all'agricoltura, quindi al settore che è eh, l'assessore Trematerra. E, detto questo, però io passo la parola al presidente Raffa. Grazie, buonasera a tutti. Mi associo anch'io ai complimenti a Paolo Romeo e a tutta la squadra che insieme a lui sta realizzando questo evento che ormai si è consolidato nel tempo e quindi l'unica certezza è quella di noi come amministratori di avere a che fare con, ehm, diciamo, con organizzatori che hanno eh, portato avanti dei, pro, dei progetti tanto importanti e tanto sostenibili tanto da durare nel tempo. E quindi devo dire questa, è la certezza migliore per chiunque di noi si vuole affiancare a queste iniziative sapendo di andare a sostenere del, dei percorsi che sono solidi nel tempo e che trovano soprattutto nel tessuto locale, quale quello di Gallico ma devo dire in tutta la città di Reggio Calabria, de, diciamo, degli stimoli per fare sempre bene e meglio oggi, insomma, penso che siamo a un punto meglio rispetto alla volta precedente e così sarà, mi auguro, sempre in futuro il tema del dibattito è affascinante, insomma, per poi per quello che mi riguarda diventa straordinariamente interessante perché voi sapete da sempre ci siamo dedicati sia all'amministrazione comunale che ora mi auguro in quella provinciale per avviare un rapporto proficuo fra la città e il mare, il territorio in genere e il mare, soprattutto andando a auspicare quelle che sono le linee di sviluppo di un territorio che deve puntare alla valorizzazione della risorsa mare per programmare uno sviluppo turistico che diventa sempre più sostenibile. E in questo, in questo concetto si inserisce a pieno titolo, anche per le competenze che la provincia ha, ne parlavo proprio con il professore Zimbalatti, di quelle che sono le competenze specifiche della provincia relativamente proprio al settore della pesca, che è un settore che non, forse non è stato in passato sufficientemente valorizzato, ma che devo dire si inserisce diciamo, in un percorso di rilancio di quella che è anche l'occupazione, soprattutto giovanile, nel nostro territorio, perché mi viene da immaginare che l'utilizzo della risorsa mare e di quanto si può diciamo, attingere da questa risorsa diventa strategico anche in termini occupazionali, quindi bene fate a puntare anche su questa opportunità. E poi soprattutto inserire questa opportunità di comare in un contesto più ampio che quello dell'area dello stretto, che eh, voi sapete eh, da sempre la politica si è spesa nel tentativo di intercettare programmi di sviluppo di quest'area che è interessante, che è straordinaria, che ha delle radici mitologiche ma non bastano per rilanciare un sistema che è quello che noi vorremmo realizzare dell'area dello stretto. In questo contesto si inseriscono parecchie criticità che sono criticità che noi quotidianamente ci dobbiamo do dover affrontare, non ultimo quella dei collegamenti, ma devo dire che nell'ultimo periodo eh, eh, su alcuni temi specifici, quale può essere quello dell'aeroporto, quale può essere ad esempio... Quello del, diciamo, del rapporto culturale con eh, la Dirimpettaia Messina stiamo trovando dei momenti di sintesi virtuosa anche per la disponibilità degli amministratori locali, tra questi sia il sindaco di Messina che il presidente della provincia ha ricevuto. Quindi ci sono le condizioni per creare insieme anche all'università, per creare eh, diciamo, dei percorsi virtuosi che trovano appunto nel, nell'associazionismo, nel volontariato che si sviluppa sul territorio delle interfacce credibili sul quale veramente si può costruire un sistema sostenibile, perché anche l'errore che spesso la politica fa è quello di improntare programmi di sviluppo che non hanno un ampio respiro, cercando spesso di andare a cogliere il consenso immediato, perdendo di vista quella che è la programmazione territoriale, cosa che penso con questa esperienza ci siamo sforzati anche in passato con tutti voi di portare avanti, convinti che eh, proprio questo territorio ha una potenzialità esplosiva che bisogna in qualche modo sostenere. Abbiamo spesso parlato della valorizzazione dei borghi storici e anche qua penso che eh, questa idea che voi state sostenendo in modo diciamo, encomiabile, quella del borgo Santa Cecilia, è un'iniziativa importante e straordinaria che può essere anche un esempio virtuoso di buone prassi che noi come amministrazione provinciale, proprio per aver individuato una delega specifica nella valorizzazione dei borghi, borghi storici, possiamo inserire diciamo, come modello di sviluppo per altre realtà. Che non ne sono solo quelle costiere, perché qua parliamo appunto di un borgo marinaro come ce ne sono altri nella provincia di Reggio. però potremmo anche cominciare a pensare appunto alla valorizzazione dei borghi storici in genere, quindi al recupero delle tradizioni e dal recupero delle tradizioni al rilancio di quelle che sono le tipicità dei luoghi, che sono appunto, da una parte, il rilancio di quelli che sono i prodotti tipici, sul quale ci stiamo anche su impegnando, ma anche riscoprendo quelle che sono le tradizioni storiche di territori importanti. Noi l'altra volta abbiamo visto il borgo di Gallicia no, che forse a noi sembra così lontano, però il professore annuisce perché capisce che è un borgo che ha un'elevata valenza storica e che potrebbe diventare anche quello strategico se valorizzato a tal punto da diventare anche un, diciamo, un momento di ricettività turistica e anche un momento diciamo, di sviluppo turistico e occupazionale. È tutto un sistema che se riusciamo veramente a portarlo avanti in modo sinergico, secondo me faremo un lavoro virtuoso per, eh, per i nostri territori. Quindi complimenti, auguri, al di là dei saluti era anche il motivo per portare avanti delle riflessioni positive, noi vi saremo a fianco come lo siamo stati da sempre, convinti della bontà del progetto, della virtuosità, della sostenibilità dell'iniziativa. Auguri. Ringraziamo il Presidente Raffa, ma soprattutto dobbiamo fargli un applauso speciale perché oggi è Se qui sapeva. nonostante sia il suo compleanno. E allora diciamolo. Non chiediamo quanti, ma il fatto che sia grazie, venuto grazie. È, è veramente una. E allora lo smarca dall'idea che, che, dall che, che la politica... Ma sto per andarmene mi giustificate, allora. E eh certo, allora. ma certo, proprio per questo. E poi, Vabbè, soprattutto senti, il discorso ci ha dato anche le linee guida. No, io credo che adesso invertiremo un po', perché il sindaco Ren ha deciso di intervenire nello specifico, quindi non sarà un saluto. Credo che anche Giordano voglia intervenire nello specifico, quindi diamo la parola invece al direttore Zimbalatti. Ah. Chi è questo direttore Zimbalatti? Intanto, eh, intanto uh. è carino, e su questo vabbè ragazzi, ah. <ride> ma peccati di gola non sono ammessi. Allora, è un dottore agronomo. È un direttore generale del Dipartimento Agricoltura. E io inizio, soprattutto perché ha questo posto di così grande responsabilità, col chiedergli se è venuto preparato a risponderci se, per esempio, la legge sulla pesca che è stata, beh, dire, è stata licenziata dal Consiglio regionale nel 2004, la numero 27, che doveva parlare proprio doveva riscattare tutto quello che era il comparto da una situazione di cattività per mille motivi, sarà rifinanziata. Fino adesso non ce non ne è traccia, ma cosa può succedere e come possiamo andare avanti. Grazie. Intanto grazie per gli immeritati complimenti che mi sono stati rivolti. E passo subito a provare a rispondere alla domanda che mi è stata posta dalla gentilissima moderatrice. In effetti mi aspettavo qualche altra domanda, domande magari più facili, una domanda a piacere all'inizio. <ride> ma proprio invece la prima domanda di questo, la di questo tenore. Me, ti vedi, ti dopo, va Vabbè, comunque allora dal momento che non c'è il beneficio, e la domanda a piacere, vedrò di dire qualcosa di interessante su questa, su questa legge. Come appunto diceva, la legge. E ha avuto eh, il suo battesimo eh, del fuoco appunto, con la sua emanazione ma poi non è andata oltre e per tutta una serie di ragioni perché i motivi che l'hanno ispirata sono oh, tutti molto, molto importanti e molto validi e però oh, c'è un però da dire eh, e di questo bisogna dare atto agli organizzatori di questo convegno perché in effetti un po' in controtendenza ma hanno capito sin da eh, già da parecchi anni dell'importanza che tutto quello che c'è eh, legato al mare e nelle vicinanze del mare ha. Eh, e quindi dicevo mi aggancio a questo complimento eh, per dire che in effetti in Calabria, eh, in particolari zone della Calabria, il problema eh, mare, più specificatamente pesca, non è che sia un problema particolarmente sentito. Eh, anche perché eh, l'attività economica in Calabria legate alla pesca. Ehm, in effetti, se si dà un'occhiata ai dati generali, ai dati nazionali, non è che siano o che ci collochino o che collochino la nostra regione tra le, tra le regioni più importanti. La regione Calabria, nel suo, nel suo insieme, ha poco meno di un migliaio di imbarcazioni, per cui sarà circa il 6-7% del, del patrimonio nazionale. Per cui, da questo punto di vista, non siamo una regione leader. Ma questo non vuol dire che la pesca debba essere trascurata, per cui la legge sulla pesca ha avuto questo, eh, questo suo inizio ma poi non ha avuto un suo seguito, tant'è che ehm, con l'assessore Trematerra, del quale colgo l'occasione di portare il saluto e il rammarico per non essere presente, eh, sin dall'inizio si è avviato un confronto con le associazioni di categoria eh, per cercare eh, di eh, adeguarla ai tempi, perché è un po' datata, non è che sia una, una legge antica ma quantomeno è un po' datata e in alcuni punti va revisionata. Per cui è proprio un, un obiettivo eh, di, questa, di questo governo regionale quello di, eh, di adeguare nel breve volge di pochi mesi e di portare in giunta e poi in Consiglio regionale l'adeguamento di questa legge. Uno dei freni, è inutile nasconderlo, che ha ritardato un pochino il nostro lavoro, è legato Inutile farne mistero alle ridotte possibilità finanziarie perché questa legge prevedeva una dote finanziaria che ad oggi non è, stato non è stato possibile creare, così come prevedeva, anche perché frutto magari di altri tempi, ma ripeto anche se non lontanissimi, tutta una serie di organi. Che comportavano dei costi. E in questo momento in cui si parla tanto di tagli della spesa della politica eh, ci è sembrato opportuno rallentare un attimo per capire se e come questi organi che prevedeva questa legge dovessero essere riproposti, e quantomeno. Eh, Io la ringrazio, quindi la riporto al suo discorso. Quindi abbiamo avuto un'assicurazione, lei sì, studierà sì, sì. il problema. No, l'ho già studiato, <ride> ma non a sufficienza. <ride> per sapere come trovare i soldi lo studierai in questo senso allora adesso la no, rilascio al, io, suo, al discorso che voleva no, farci no 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 non era un discorso perché sapevo no, che vabbè. della capacità della moderatrice quindi ero preparato quantomeno dopo una domanda a piacere ad altre domande no allora completo questo discorso dicendo che è, è proprio legato a, al rallentamento che ha subito il processo di revisione della legge so, dal, dal punto di vista della eh, fonte finanziaria, la Calabria negli ultimi anni ha avuto un paio di, almeno un paio di emergenze eh, alle quali la regione, con molti segreti ha cercato di porre rimedio. La prima, alla quale faccio riferimento, è ovviamente, quella legata alla nave dei veleni. Eh, nave dei veleni, che, eh, che ci sia o non ci sia, vabbè, ci sono delle eh, risultanze che, io, che, esatto, che I danni, io non discuto: i danni, I danni, i danni non ci sono. sono. E i danni ci sono. Eh, che io non discuto no? perché ci sono delle sentenze, delle... però ecco, come diceva giustamente il sindaco sì, Arena, eh, i danni ci sono stati e si sono riverberati ovviamente sulle marinerie, non solo su quelle della zona di Fuscaldo Cetraro, quella dove, eh, dove si ventilava l'ipotesi della sua presenza, ma ci sono stati un po' su tutta la Calabria. Per cui un provvedimento eh, assunto dalla giunta regionale precedente. Che riguardava un sostegno basato vabbè, sul regolamento del de minimis per le marinerie di quella zona, si è poi rivelato diciamo, troppo limitato a quella zona. Tant'è che si è intervenuti per allargare l'area eh, sulla quale far ricadere questa minima, eh, minima forma di sostegno. Per cui, diciamo, con una eh, certa soddisfazione, possiamo dire di aver portato a termine. Questa, questa istruttoria che quindi non ha riguardato solo le marinerie della zona specifica, della zona chiamiamola eh, in esame, appunto quella circostante a Cetraro, ma ha riguardato un po' tutte le marinerie più importanti della Calabria, tant'è che nei prossimi giorni eh, le, le risorse impegnate sono state circa 1.200.000 euro, verranno rese note con una graduatoria provvisoria, eh, graduatoria provvisoria e questo ci tengo. A ribadirlo nell'ottica della trasparenza e della legalità, è stata condotta di concerto con la direzione marittima regionale, che ha fatto una preistruttoria di tutte le domande e eh, le istanze pervenute. Per cui ecco, ehm, la regione, avendo dovuto fronteggiare queste emergenze, è parzialmente giustificata dal fatto di non aver potuto finanziare la legge, la legge sulla pesca. Io l'avevo letta la invece diversamente, essendo soltanto mille famiglie non conveniva a nessuno. Però eh, mi sbaglierò. E no, probab no. Ma no, probabilmente il fatto che siano solo poche le famiglie potrebbe <ride> esserci un minimo di ma, no, è, possibilità è, di accontentare le legittime aspettative. No, ma non è questo è il motivo. Che, che... Sì, ma facciamo così perché. Teresa se... riesce a, <ride> a organizzare sempre delle cose che sono produttive al di là dei, dei saluti e del. Diciamo, no. Domanda ah, ho, incontrato, eh, un ho incontrato. un fotografo, credo di statura internazionale, che è venuto a fare un workshop per National Geographic e delle bellezze dell'area dello stretto. L'ho incontrato, eh, incontrato con un amico in un ristorante e mi ha detto: uh, sto venendo, sto scendendo dalla barca del pesce spada perché sono salito stamattina per fare gli scatti e eh, dice come è andata? Dice abbiamo preso tre pesce spada quindi già era entusiasta per il fatto di aver preso tre pesce spada non penso che sia un fatto qui Paolo Romeo ci può dire se è un fatto eccezionale o un fatto diciamo normale e ho chiacchierato con eh, diciamo l'equipaggio eh, ospitali insomma, dice noi siamo preoccupati perché ormai siamo rimaste cinque barche a fare questa, questa pesca. Eh, però non riusciamo ad andare avanti perché così non ce la facciamo, siamo, non facciamo questo di professione. E eh, vorremmo degli aiuti, perlomeno per coprire i costi della benzina. E allora il commento del fotografo è stato: Ma come mai gli enti non pensano a questo che per voi è una risorsa incredibile da un punto di vista culturale perché la pesca del pesce spada per, penso che sia unica è un po' come il bergamotto si fa solo qui se non sbaglio il, ecco. quindi si fa solo qui oltretutto è come pesca una pesca abbastanza tradizionale leale nei confronti diciamo del pesce spada perché c'è la lotta del, dell'uomo l'abilità dell'uomo eh, il contro, contro il pesce allora dice per me eh, dovreste cercare di sostenerli perché perdere una risorsa culturale e di tradizioni come questa sarebbe un peccato e poi si tratta di pochi spiccioli domanda nell'ambito di questa legge c'è la possibilità di poter sostenere questo tipo di attività e dunque nell'ambito di questa legge no però qua faccio un cross un assist all'ingegneri d'onore eh, perché eh, no, perché eh, diciamo che nell'ambito delle attività marinare legate ovviamente eh, a questo tipo eh, di attività si può intervenire si sta interven e si sta intervenendo con il Fondo europeo per la pesca, FEP, eh, per il quale la Calabria è impegnata su un fronte di circa 75 milioni. Eh, è inutile dire, perché penso che sia scontato, il fatto che... Ci sia un così ridotto numero di barche che oggi, e di equipaggi che oggi eh, fanno questo tipo di pesca è legato al fatto che è un tipo di pesca ormai che è del tutto antieconomico e non consente appunto a chi la pratica di come si suol dire, sbarcare il lunario. Per cui per la loro sopravvivenza è necessario o pensare a delle utilizzazioni alternative di questo tipo di pesca, tipo pescaturismo o cose di altro genere, oppure eh, inevitabilmente sono condannati a a scomparire definitivamente. Come si può intervenire eh, non solo finanziariamente ma anche... Eh, diciamo, eh, sì c'è una fiscalità però non è sufficiente non perché eh, si può intervenire proprio con uno dei motivi per i quali forse oggi siamo qui eh, riuniti, quello di parlare un pochino anche dei cosiddetti GAC, dei cosiddetti eh, che sarebbero dei gruppi di azione costiera, che sono degli interventi. Di sostegno alle attività non solo che si effettuano in mare, quindi legate alla pesca, ma tutte le attività legate, eh, legate sia alla pesca, ma in maniera ancora maggiore alle attività, ehm, attività eh, collegate dicevo, scusa, alla pesca, ma sviluppate anche fuori dal mare, in particolare nelle aree, eh, nelle aree costiere. E qui non lo so se eh, la, la moderatrice vuole. Vuole, vuole coinvolgere l'ingegneritone però eh, un, gruppo, un gruppo molto, eh, molto ben organizzato eh, ha presentato nell'ambito di un bando dedicato proprio ai CAC ha presentato una proposta che in questi giorni eh, è in corso di valutazione ma che non si può fare mistero eh, che sia una proposta estremamente, estremamente valida che prevede proprio in questo comprensorio che va da Gioia Tauro a Gallico Catona eh, lo sfruttamento, fra virgolette, quindi la valorizzazione di tutte le attività che non traggono dal pesce, dal pescato sì. eh, la propria fonte di reddito, ma tutto quello che c'è attorno, quindi le attività di animazione costiera, la valorizzazione del prodotto eh, e non solo. Cercando cioè di non far perdere il valore aggiunto legato, quindi, non solo al pesce ma al paesaggio, alla caratteristica del luogo, alla tipicità dell'attività, eccetera. Per cui, io penso che un aiuto, in questo senso, nell'ambito del GAC che è stato proposto e che probabilmente avrà un ottimo futuro, ci sarà anche per questo tipo di attività. Sì, infatti, Donne, forse, prima di dare la parola all'ingegnere Idone che ci racconterà in che modo anche la microimpresa che poi è questa, che in qualche modo è stata sostenuta anche dall'assessorato alle attività produttive con un recente finanziamento che ha delegato, eh, di cui ha delegato Fincalabra a gestirlo. Ma volevo dire al Sindaco, non per togliergli le illusioni. Ma i tre pesce spada del fotografo erano già sotto la barca da prima di salire, perché tre pesce spada sotto una feluca non li ho visti mai, né li possono portare. No, Guarda, erano sotto la feluca e ogni tanto arrivavano. Guarda, è impossibile, perché il problema è quello, la feluca non può produrre pesce per, come ti posso dire, per creare economia sul territorio l'unico posto, non ce la fa. Ma non era questo l'intento. Non ce la fa. Allora eh, forse eh, ho capito male... No, no, la considerazione che ha fatto, eh. fatto, che ha fatto il fotografo non era in termini di economia, sì, sì. legato a un in mercato eh. ittico. Allora, era in legato in a un, di un fatto di un un polizio, tradizione, polizio, legato anche al turismo, soprattutto al turismo, perché ovviamente quel tipo di pesca non produce nulla, infatti sono rimaste solo cinque barche e lo fanno... Prevalentemente per passione, perché non c'è un'economia, non riescono a fare la giornata. Tant'è che si diceva se ci danno una, un sostegno per il carburante, già per noi è un elemento essenziale. Quindi, questa considerazione io la facevo soltanto per salvare una tradizione che potrebbe essere sfruttata a livello turistico, e eh, quindi solo per questo io sul problema della pesca non sono un diciamo, non ho studiato, mi hai fatto leggere. Questa legge l'ho guardata eh, di corsa, però ascolta, io vedo troppi organismi nella legge. Già, ecco, io eh, su questo poi eh, un, una, eh, troppi organismi mi, mi sanno che poi non si riesce a produrre poi qualcosa di concreto, si rischia di non produrre concreto. Ovviamente, però, partendo da noi quando parliamo di economia dobbiamo partire dallo studio della domanda e da quello che sono le caratteristiche e le peculiarità del territorio qui c'è un fatto che Zimbalatti ha detto chiaramente noi non siamo una regione che si caratterizza per una forte presenza di una flotta che pratica la pesca è vero, non lo siamo mai stati quindi è inutile che ci inventiamo chissà qual è il ruolo da questo dato dobbiamo partire il secondo dato che dobbiamo Tenere in considerazione è questa situazione: è una situazione che è come tante nella nostra regione si è venuta a creare perché non si è, non si è eh, avuto l'intuizione, la capacità di comprendere che magari eh, la materia prima era una materia prima di, di primo e si poteva costruire un'economia un su questa attività, o perché in effetti queste condizioni non ci sono. Io penso che sia. Siamo nel primo caso, cioè noi non abbiamo tra una tradizione, non abbiamo una flotta perché come tante altre cose non abbiamo mai pensato di sfruttare il mare come risorsa. Su questo, questo è la questione e quindi ben venga una legge che incentivi e bene, e, venga, e bene che venga una legge che crei le condizioni per realizzare opportunità di sviluppo imprenditoriale e quindi di economia e la legge può essere il volano per fare crescere eh, la nostra regione eh, con una vocazione che poi nel tempo che non è un tempo breve, bisogna investire, bisogna quindi investire sulla flotta, investire sulla cultura che poi possa arrivare a creare un'economia significativa per una regione che è praticamente eh, dove il mare è la risorsa primaria e fondamentale. Quindi, il discorso dei pesci e spade riguardava soltanto la possibilità di... Scusa, mi ho fatto... Il sì, giro. no. Perché vediamo invece, proprio per avvalorare quello che stai dicendo, il, il, il filmato sul GAC, quindi ci rendiamo conto meglio di quanto pesce c'è, quanti pescatori e quali sono le attività di una realtà costiera e che cosa si può potenziare, da dove può nascere sviluppo. E dopodiché, alla ripresa dopo il filmato, daremo la parola all'ingegnere Idone che invece ci spiegherà i meccanismi di finanziamento. Grazie. Buona visione, e se chiudiamo le luci, forse è meglio, se si può. Grazie per. La rimancia, il E quelli enormi cosa sono? Scampi. Quanto costano? Un pezzo troppo caro. E ci sono anche molte alternative. Il mare, culla della civiltà mediterranea, ricco di vita, storia e mito, ma anche pieno di insidie, costituisce un elemento di vitale importanza. Le attività legate al mare hanno da sempre costituito fonte di sostentamento per le popolazioni costiere, caratterizzando per tecniche, riti e tradizioni l'intero territorio. Negli ultimi anni il comparto della pesca e dell'acquacoltura in Calabria è stato oggetto di trasformazioni notevoli. È veramente, è veramente suggestivo. Oltretutto sono dei luoghi meravigliosi e, e dimostrano eh, anche la capacità della ripresa, insomma è un, un film di grande qualità che secondo me... Ma non c'è adesso Paolo Romeo, secondo me potrebbe anche andare oltre questa festa e partecipare ai concorsi che ci sono e di cui piena l'Italia, magari insomma, con un montaggio un po' più eh, diciamo, tagliato su, su, sui festival, però secondo me ha un futuro questo filmato per cui tutti i complimenti a chi l'ha fatto e non so chi è. Allora, adesso invece vediamo un pochino per questo GAC, per quest'area costiera, che cosa può fare Fincalabra. Noi qui abbiamo l'ingegnere Idone eh, che ci spiegherà intanto qual è la tipologia di impresa che ha accesso ai finanziamenti che possono dare e poi soprattutto quale può essere uno sbocco che diventi produttivo anche in termini di occupazione. Buonasera. Prima di intervenire, di entrare sul tema, da quello che abbiamo sentito prima, dal dibattito che c'è stato, ritengo che ancora una volta bisogna ricordare che noi scontiamo, continuiamo a pagare il prezzo di un peccato originale, che è quello dell'intervento straordinario nel mezzogiorno cioè un intervento che è durato 30 anni e che ha distrutto la nostra economia, perché ci hanno abituato ad aspettare che qualcosa arri arrivasse, venisse allargito, quando, mo quando poco, quando molto, venisse utilizzato o, o venisse male utilizzato e quindi mh, tutto ciò che poteva essere legato agli interventi dell'imprenditore, delle realtà locali, Passava in secondo ordine. Per cui oggi noi siamo a discutere se è utile o non è utile fare una cosa, cosa costa farla, se conviene, perché si è fatta, perché non si è fatta, perché una legge regionale o una legge nazionale ci agevola o, o ci ostacola. Da, i, i, ho introdotto questo, ho, ho detto questo. Perché da quando in Fincalabra si è insediato il nuovo Consiglio di Amministrazione, da ottobre dell'anno scorso, ci siamo resi conto che ogni qualvolta noi siamo soggetto attuatore dei bandi dei dipartimenti regionali. Noi siamo società in house della Regione Calabria e quindi la Regione emette dei bandi, ci sono dei finanziamenti a valere su, sui POR o su altri fondi comunitari, la Regione ci individua come soggetto attuatore dei bandi che scrivono i dipartimenti e quindi noi veniamo immediatamente a contatto con eh, i fruitori di questi, di questi bandi. E la prima domanda che i nostri dirigenti, i nostri funzionari eh, si sentono fare ogni qualvolta è su un bando: quant'è il fondo perduto? Cioè non gli interessa sapere qual è l'oggetto del bando, quali sono le prospettive. Qu quant'è il fondo perduto? Perché. Io credo che occorra almeno un'altra generazione per eh, purgarsi di questo peccato originale e passare dal purgatorio al paradiso. Allora ci siamo resi conto che bisognava non tanto assistere i, i fruitori dei bandi con azioni di tutoraggio per spiegare come si poteva fare meglio per presentare in istanza o, o per farla bene, quanto convincerli che loro hanno potenzialmente delle capacità e se le mettono in campo dimenticandosi che c'è pantalone che alla fine paga, che alla fine dà qualcosa, i risultati si potranno vedere per loro e per tutti quelli che gli stanno attorno. E questo è il modello nuovo della festa del mare. Cioè cosa ha fatto la festa del mare praticamente? ha messo insieme le capacità e le risorse di ognuno, ognuno ha dato per quello che sapeva e per quello che poteva e alla fine si sono realizzate tutta una serie di iniziative, di attività, di cantieri, di laboratori. Siamo al terzo anno e adesso è arrivato il momento per cominciare a cantierare, da ora in poi si dovranno eh, aprire i cantieri, cioè tutto quello che si è progettato. Se, eh, se è messo in cantiere ora deve, essere, deve cominciare ad essere realizzato. E se stasera siamo qua a parlare di questo argomento del GAC, caro direttore, è perché noi possiamo dire di aver vinto una scommessa che abbiamo fatto per strada in una sera in cui tu tornavi da Catanzaro e ci dicevi se c'erano o non c'erano le condizioni per questa iniziativa. Abbiamo mh, da subito non pensato a quelli che potevano essere i contributi, quello che poteva arrivare, ma abbiamo da subito pensato a come si potevano mettere insieme le risorse. E Fin Calabra, che niente e nulla aveva a che fare col GAC, ha lanciato una manifestazione di interessi che ha consentito a tutti di dialogare perché altrimenti il Gall sarebbe rimasto questo Gall, l'altro Gall dell'area greganica, il comune di Reggio che non era né col Gall né con l'altro Gall e lo sforzo che si è prodotto e questo è il merito del laboratorio che c'è Organizzato permanente, come dicevate prima, qualcuno di voi diceva prima, che lavora da un anno all'altro dalla Festa del Mare, e che c'erano dei limiti nel bando, limiti che nascevano da regolamenti comunitari, perché anche su questo bisogna capire che ogni qualvolta si scrive un bando. Io sento gente che comincia ad imprecare contro il Dipartimento, dimenticandosi però che tutto viene da un regolamento comunitario che deve andare bene in Calabria, e in Sicilia, ma anche in Olanda o in Belgio o dalle altre parti. E i limiti che il, la Commissione europea ha molte volte non, non consentono di, di poter attuare effettivamente quello che serve sul territorio. Allora, cos, qual è l'invenzione e il merito? Perché questo bisogna dirlo, e, e io ho sentito con piacere eh, un pronunciamento, un'anticipazione del direttore generale del Dipartimento che ritiene che questo progetto eh, sicuramente sarà valutato e sarà valutato con molto interesse. Il limite eh, nasceva da un fatto di eh, territorio e di popolazione. Quindi, se stasera avete sentito parlare, perché io su questo vorrei essere chiaro. Di un territorio che va da San Ferdinando a Villa San Giovanni, non vi sarà sfuggito che avete sentito parlare anche di un partenariato, cioè si è inventato una formula per cui chi non poteva entrare in questa fase perché non si potevano superare i 100.000 abitanti, eh, 100 abitanti di popolazione rappresentata e solo il Reggio, se fosse entrata in questa fase, li avrebbe superati. Entreranno in un momento successivo con quell'attività di partenariato. Quindi, se Fincalabra ha, ha dato un contributo al circolo Posidone al GAC, lo ha dato perché con questa manifestazione di interesse è riuscita in pochissimo tempo a mettere tutti attorno a un tavolo e a fargli capire perché poi quando tutti stanno attorno a un tavolo e ci sono dei quattrini, ognuno pensa di portarli dalla sua parte, perché pensa che è più bravo degli altri ad utilizzarli, perché anche questo noi dobbiamo dire, pensiamo di essere bravi solisti, però nell'orchestra poi Cominciamo a stonare per non far eh, fare magari bella figura a chi suona con noi. Mentre noi abbiamo fatto capire, siamo riusciti a far capire che effettivamente questi quattrini, questi pochi quattrini, perché è vero che si parla di milioni di euro, 4 milioni mi pare che siano tutti, se non sbaglio, 2 per, per tutta la regione, no? uno sente 2 milioni di euro. Però se immaginate a cosa devono servire questo può essere un volano. Per tutte le attività che verranno, mentre altri pensavano. Perché quando uh, Zimbalatti ci dice del FEP delle altre leggi o delle altre disposizioni comunitarie, c'è un, 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 una barca di soldi, ecco, tanto per parlare con termini marinari. Quindi, se qualcuno ha immaginato all'inizio, come ha immaginato, che questi dovevano servire per risolvere il problema, noi gli abbiamo dimostrato e lo abbiamo convinto che questi servono per avviare a soluzione il problema, cioè servono per realizzare i progetti, servono per innescare un processo di sviluppo autosostenuto e sostenibile. Cosa abbiamo fatto, cosa stiamo facendo con Fincalabria per tutti i bandi che noi stiamo gestendo per conto della Regione Calabria, come vi dicevo prima? Non diciamo a, a, ai soggetti interessati, ci sono questi quattrini, questi vi arrivano, intanto è finito il fondo perduto. Quindi diciamocelo una volta e per tutte: finanziamenti a fondo perduto non ce ne sono perché l'Europa non ammette che ci possano essere aiuti che discriminano uno per avvantaggiare un altro. Tutti i soldi che arrivano dall'Europa, eh, tutti i soldi che arrivano quindi dalla comunità europea, eh, possono essere utilizzati eh, dai vari fruitori a seconda delle varie attività, ma devono essere tutti restituiti. Lo sforzo. Che produce una regione, che può produrre una regione e la nostra regione in questo momento lo sta producendo al massimo livello. È quello di azzerare la quota di interessi, cioè la regione in tutte le iniziative che sta mettendo in campo e solo noi stiamo gestendo iniziative per 100 milioni di euro. La regione si fa carico della quota di interessi, che non è poco nella nostra realtà dove l'imprenditore che fa ricorso alle banche con Basilea 1, con Basilea 2, con Basilea 3, con tutti i vincoli, con tutte le ristrettezze, si vede sbattere la porta in faccia, invece la regione interviene e non solo azzera gli interessi, ma dà anche le garanzie, per cui diventa facile per una banca sostenere l'imprenditoria sana perché ove mai il progetto andasse a male l'imprenditore non garantisce lui col proprio patrimonio mettendo a repentaglio magari una vita di lavoro, garantisce la regione Calabria con i fondi del anche questi con un sistema virtuoso con i fondi regionali. Dicevo prima, quindi, mh, il modello eh, della Festa del Mare riportata a fin Calabria può funzionare, ma può funzionare riportata a tutto? E qual è il modello? Dare fiducia, cioè far capire a ognuno che può essere impiegato, utilizzato nel, nel senso buono del termine per quello che sa fare e per quello che sa dare e per quello che può dare, perché ci possono essere anche limiti temporali e il lavoro di tutti poi consente di pervenire a un risultato che presenta delle eccellenze. Eh, noi infatti oggi utilizziamo una leva che è quella di un moltiplicatore. Nel senso che noi mettiamo a disposizione delle somme che le banche utilizzano con moltiplicatori 10 o 20 e quindi col sistema delle garanzie si riesce a fronte di 100 milioni di euro disponibili ad avere sul mercato qualcosa che è 20 volte superiore, capite che arriviamo a eh, 2, 2, miliardi, 2 miliardi di garanzie da poter offrire. Con che cosa ci scontriamo? Ci scontriamo purtroppo con la burocrazia che paga anche se i retaggi di 30 anni e più di cassa per il mezzogiorno, quindi è abituata a ragionare in un certo modo, non è veloce, non è snella. E ci scontriamo anche con una difficoltà degli imprenditori che oggi non solo sono penalizzati sul versante della delinquenza, della mafia, un eh, mondo col quale si devono confrontare, ma sono altrettanto penalizzati sul versante del, degli introiti che le pubbliche amministrazioni gli devono. Voi sapete che tutte le nostre pubbliche amministrazioni, per difficoltà di finanze nazionali, per difficoltà di trasferimento di somme, non riescono ad onorare e a rispettare i contratti. Tant'è che dal prossimo anno, dal primo gennaio del prossimo anno, per legge europea, se non si paga entro 45-90 giorni, ora non mi ricordo il termine perché non ce l'ho a mente, eh, le, le amministrazioni vengono penalizzate. Per cui oggi si sta innescando il fenomeno che chi ha quattrini disponibili, e i quattrini disponibili possono essere anche di provenienza illecita, riesce a pagare i contributi, ha i DURC a posto e riesce a partecipare alle gare, mentre le amministrazioni. Non riuscendo a far fronte agli impegni che assumono con i contratti, impediscono in molte occasioni alle imprese di partecipare. Anche in questo, come Fincalabra, stiamo intervenendo, istituendo dei fondi di garanzia. Per cui, mh, diciamo che essendo i crediti delle pubbliche amministrazioni certi ed esigibili. Attraverso questa formulazione riusciamo ad assicurare a, alle banche delle garanzie perché possano mettere a disposizione delle imprese eh, dei quattrini che poi verranno rimborsati non appena l'impresa si verrà riconosciuto il credito da parte della pubblica amministrazione. E questo è un sistema Calabria. Noi dobbiamo scontarci con la realtà nella quale viviamo. E questo è un sistema attuato anche dalla festa del mare dal circolo posidonia e questo è un sistema che se vede eh, il contributo di tutti e tutti producono un piccolo sforzo alla fine la fatica non si sente e le cose possono essere messe in campo si tratta però di tenere a mente il tempo che è una variabile che noi spesso trascuriamo e quando ci sono dei quattrini, quando ci sono dei programmi, se il tempo si trascura o se il tempo non si rispetta, se i cronoprogrammi non si fanno e si rispettano, è difficile riuscire a trovare dei partner, che magari possono anche venire da, altri, da altre regioni, da altre realtà, perché attratti dalle potenzialità di cui la nostra terra dispone, è difficile convincere a venire perché già da una parte la gente è disperata perché c'è un funzionamento della giustizia in Calabria che è diverso dal, in termini di tempi dal funzionamento della giustizia in Emilia e in Veneto. No? Là, hanno, in una sentenza civile, hanno certezza che in due o tre anni arriva una sentenza. Noi qua, dopo vent'anni, forse ancora deve essere fatta la prima udienza per capire, per incardinare il processo. Quindi... Ci sono tutti questi sistemi che ancora vanno messi a regime, tutto, tutto questo va in qualche maniera disciplinato perché iniziative come questa possano diventare produttive, perché se questo serve per volani di progetti e di sviluppo, e se è vero che da tre anni parliamo del progetto in Borga Cicilia, dell'albergo dell esteso, del marchio di qualità del pesce e dell'aria dello stretto, credo e in questo mi sentirò confortato se il direttore ci darà garanzie per quelle che saranno le immediate attività tra fondi di garanzia e quant'altro del suo dipartimento, credo che il prossimo anno ci incontreremo non solo e non tanto per tagliare i nastri di mostre, di esposizioni, quanto per tagliare i nastri di inizio dei lavori e penso che di questo sarà contento il sindaco sarà contento il presidente della provincia saranno contenti eh, tutti gli amici del eh, circolo posidonia e per tutti il loro patron paolo romeo che eh, ci mette l'anima in queste cose perché perché eh, giordano è la regione lasciamo stare per ora <ride> perché eh, in questa maniera effettivamente eh, Possiamo dare delle risposte concrete e reali a tutti coloro che in questi anni hanno fatto degli investimenti sulle varie iniziative. Sì, una domanda però. <ride> Ci sono 8, mila, eh, 8 milioni di euro che le attività produttive vi hanno date per le microimprese. Da questi finanziamenti, eh, perché poi il problema è questo, perché le imprese di pesca, se sono microimprese, dovrebbero essere escluse e viceversa? Questa era una domanda a piacere Ghiotta per il nostro direttore generale, perché purtroppo le politiche comunitarie escludono l'agricoltura e la pesca da una serie di finanziamenti, perché ci sono leggi speciali. Cioè ci sono leggi speciali che disciplinano questa materia e quindi ogni qualvolta ci danno dei fondi di garanzia, dei fondi per ristrutturazione finanziaria, dice quali sono tu, tutti compresi, escluso escluso chi fa miniere, chi fa pesca, chi fa agricoltura, perché arrivano da quella parte. Quindi non è una carenza del Dipartimento. No, no, ma Fincalabra non c'entra, Fincalabra è soggetto attuatore. Noi eseguiamo i bandi che non vengono scritti da noi. Ma collaboriamo, ma di fatto vengono scritti dai dipartimenti. Però in questo caso ecco, mi dai lo spunto per dirvi come funzionano le cose in Calabria. Il Dipartimento attività produttive, 8 milioni disponibili per la ristrutturazione finanziaria. Chiamiamolo non è microcredito, ristrutturazione finanziaria. Ecco, per le piccole micro e piccole e medie imprese, cioè consentiva alle micro e alle piccole imprese di poter organizzare i loro debiti spostando un debito a breve in un debito a medio e lungo termine, quindi liberandosi così delle risorse finanziarie da poter investire nell'immediato per un progetto che avevano da attuare. Il bando stabiliva che 4 milioni degli 8 venivano destinati agli artigiani. E 4 milioni degli 8 venivano destinati alle micro e alle piccole e medie imprese, PMI. Benissimo, e novembre dello scorso anno a febbraio di quest'anno, dei 4 milioni delle piccole e medie imprese, 4 milioni erano stati utilizzati, nel senso che era stata completata l'istruttoria, per cui. Nel giro di 15 giorni noi abbiamo avuto la possibilità di erogare, perché avveniva così, poi c'è il contributo in conti interessi che vi ho detto prima perché è a carico della regione, abbiamo erogato 4 milioni. Delle, eh, degli artigiani solo 900 mila euro. Bene, noi monitoravamo questo bando da novembre e quindi riscontravamo... A fronte di mille che ci veniva di richiesta dai 4 milioni delle piccole e medie imprese ce ne veniva 25, 250, per usare lo stesso parametro, dalle altre. E quindi siamo intervenuti, abbiamo segnalato al Dipartimento 5, al Dipartimento Attività Produttive. Vedete che è opportuno spostare 2 milioni di euro dai 4 degli artigiani a questi altri perché altrimenti rimane un fondo inutilizzato per loro perché manco in vent'anni riusciranno ad utilizzarlo e questi altri li abbiamo dovuti bloccare nonostante ci siano. Bene, l'assessore non è stato capace, ma non per sua incapacità, non ha avuto la possibilità di convincere gli artigiani perché si è scatenata una guerra tra poveri come avviene sempre il calabria, cioè gli artigiani hanno ritenuto Dice, questi sono soldi che avete destinato a voi e non c'è stato nulla da fare, cioè non hanno voluto capire ragioni del fatto che se i quattro si riducevano a due, loro per altri due anni potevano attingere al fondo oggi il fondo è bloccato però è utilizzato per 5 milioni di euro ora è fermo perché non ci sono artigiani che fanno la domanda e le piccole e medie imprese o le micro imprese non ne possono fare perché hanno esaurito il loro plafond. Questo è un altro problema che andrebbe poi rivisto, magari, non, non tutto lei, non tutto no, lei sì. come responsabile, io però. Essere, no? Invece, al Sindaco, sì, io sì. vorrei fare, vorrei proprio un commento su questa situazione, perché prima di essere Sindaco, che è una cosa molto recente, sei <ride> stato un grande esperto societario, per cui diciamo che siamo abituati a conoscerti da un altro punto di vista. Allora, questa microimpresa nel Regino. Parlo proprio di questa realtà perché è inutile andare oltre. C'è, non c'è, si può promuovere. Eh, si può, insomma, le aree costiere come possono crescere se la microimpresa non c'è e se c'è ancora questa distinzione stupida, diciamo, poi nei fatti fra artigiano e microimpresa. Cioè qual è la differenza dal tuo punto di vista e che linea tracceresti tu o indicheresti tu al consigliere Giordano che pare sia quello più produttivo al Consiglio regionale col più alto numero di proposte di legge presentato. Allora, io, quali sono le direttrici dello sviluppo? Io sono venuto qui in effetti questa sera soltanto per 5 minuti esporre qual era, è stato il progetto che io ho elaborato e ho lanciato qualche mese fa e che poi fa parte del, seconda, del sottotitolo dell'incontro, Sistema integrato di offerta turistica. E allora, il progetto si chiama Le Terre della Fata Morgana e, e nasce da un fatto banale, da... Un uh, reggino che, eh, che quando va fuori dalla propria città guarda con attenzione quello che gli gira intorno per capire quali sono le idee che poi deve importare. E allora io sono stato qualche anno fa alle Cinque Terre in Liguria, ne avevo sentito parlare anche perché ho un cliente che ha degli alberghi lì e che mi ha detto noi abbiamo svoltato con questo progetto delle Cinque Terre, la nostra economia si è trasformata in poco tempo eh, e quindi sono andato a curiosare. Sono andato a, a fare il giro delle Cinque Terre della Liguria e mi sono reso conto che, posti bellissimi, assolutamente. Ho compreso anche eh, l'interesse a livello internazionale che ha, ha avuto questa, questa fascia costiera della Liguria e poi mi son, mh, ho fatto delle riflessioni. Ho visto quali erano i fattori della produzione di quella idea. I fattori della produzione erano il mare, la costa. I borghi, la cultura, e il, vino. e il. vabbè, poi associato il vino, tutto quello che viene dalla terra, e poi le attività, diciamo, ludico-ricreative, sportiva però, soprattutto legate a un turismo naturalista. naturalista. E allora la riflessione è stata quella. Nella nostra città, nella nostra terra ci sono questi fattori della produzione e ho constatato che i fattori della produzione presenti nel nostro territorio erano superiori a quelli che ho riscontrato in Liguria. Quindi sono tornato pensando qualche anno fa di dover lanciare questa idea. Poi la mia vita è cambiata come tu hai detto. Eh, prima pensavo di poterla offrire al al futuro governatore Scopelliti e quindi pensavo di lanciarla sì. nella campagna elettorale di Scopelliti non abbiamo fatto in tempo l'ho lanciato come un fatto mio personale ho eh, riunito intorno a un tavolo quattro amici, un urbanista un architetto eh, eh, e due ragazzi e abbiamo tirato fuori questo progetto che io ho presentato stasera eh, non, non l'ho portato qui a illustrarlo anche perché sapevo di dover fare un intervento molto breve cosa, di che cosa si tratta? si tratta di creare un'offerta un sistema eh, di offerta turistica integrato, in un'area che l'area che va da Reggio Calabria a Palmi, che, che è l'area la, dove si radica la leggenda della, della, della Fata Morgana. Quindi ecco qui il nome poi che, che, che è venuto fuori. E sostanzialmente abbiamo operato un minimo di ricerca per poi eh, tirar fuori un prodotto che potesse essere presentato e, ci, e strada facendo ci siamo accorti. Che in effetti in, questa, in questo territorio ci sono già tutto quello che c'era in Liguria, quindi tutto quello che c'era come offerta turistica: dal noleggio delle imbarcazioni, dalle associazioni che promuovono eh, le, diciamo, le attività subacquee, eh, dai sentieri nella costiera che va da eh, Bagnara a Palmi. E poi i borghi, che ovviamente sono, eh, sono dei borghi secondo me molto più interessanti di quelli che ho visto, che erano molto piccoli e che erano partiti da una situazione di degrado notevole, erano addirittura disabitati prima di poter creare questo sistema. E allora abbiamo, ci siamo resi conto che bastava mettere in rete l'offerta turistica che già c'è presente sul territorio, quindi senza pensare a uno sviluppo, ai finanziamenti. Basterebbe fare solo questo per poter lanciare un prodotto. E allora qual è l'idea, quello che stiamo mettendo in campo? In questo momento stiamo seminando, ci cioè stiamo presentando i progetti che ci consentono di creare quelle, quel, quel sistema integrato che possa essere poi pubblicizzato. Una volta creato questo noi dobbiamo partire... Con eh, diciamo, una direttrice e dei tempi diversi, parlava dei tempi di idonea che sono fondamentali. Fino adesso lo, quel poco di sviluppo che c'è stato nella nostra città da un punto di vista turistico, poco in senso assoluto, ma straordinario rispetto a da dove siamo partiti, pensando a dove siamo partiti, eh, lo si è avuto soltanto perché un sindaco, un'amministrazione comunale, ha pensato. Si è concentrato. Aveva in mente di poter pensare allo sviluppo turistico e ha pensato di essere in prima persona il promotore della nostra città. Quindi ha organizzato il passaporto per l'Europa: abbiamo mandato un bus in tutte le capitali europee, abbiamo creato questo flusso turistico. Abbiamo, abbiamo poi investito sull'immagine della città eh, e siamo riusciti a creare questo, eh, questo sistema anche economico perché non ci dimentichiamo che in due o tre anni a Reggio Calabria sono sorti un centinaio di bed and breakfast, quindi eh, diciamo già qualcosa è stato prodotto in un settore dove c'era un monopolio assoluto nel settore della recettività, per cui qualcosa si è prodotto anche a livello economico. E allora dicevo, bisogna pensare che adesso questa situazione, che è una situazione drogata, dove l'amministrazione ha, ha fatto anche da promoter, non è più sostenibile perché non ci sono le risorse e perché non è una situazione naturale. Occorre a questo punto, dove aver maturato un'esperienza di dieci anni, che l'amministrazione faccia, assume il ruolo che deve assumere, che è quello di poter creare i tavoli di concertazione pubblico-privato, di poter essere il volano di, di, di questo sviluppo economico, però lasciando che finalmente le realtà imprenditoriali e le professionalità del territorio emergano e si assumano le responsabilità. E facciano economia, creino economia con il sostegno, un poco quello che, che ha fatto l'associazione per, 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 per creare questa, questa festa. Non ha fatto altro che eh, chiedere il supporto, specie quest'anno, logistico dell'amministrazione comunale, dell'amministrazione provinciale, della sovrintendenza per mettere su e per mettere in rete, come si diceva, tutta una serie di eh, diciamo fenomeni culturali che hanno un senso e che promuovono. Un, la cultura del nostro territorio e allora dicevo bisogna che tutta l'esperienza e le professioni che sono sotto creino questo, questo percorso nuovo quindi noi a settembre promuoveremo questo tavolo dove l'amministrazione finalmente si siederà in un ruolo che le compete quello di ascoltare e promuovere le idee che vengono dagli operatori turistici dopodiché noi eh, cercheremo di Coinvolgere la provincia perché voi capite bene che questo sistema integrato eh, che eh, prende la città di Reggio, parte dalla città di Reggio e a finire a Palmi, deve, deve investire la provincia, ovviamente. Credo che, sia, che abbia un valore per la provincia. Noi per quanto ci riguarda, mh, da qui a settembre promuoveremo sui territori dei comuni interessati questo progetto, lo rappresenteremo proprio per eh, far comprendere trasmettere. Eh, ai cittadini qual è l'idea e cosa bisogna fare e soprattutto agli operatori economici per far capire che per esempio facciamo, a te piace molto poi scendere nel pratico che per esempio non vale più la pena che ognuno si faccia un portale per pubblicizzare il noleggio delle imbarcazioni la visita e eh, le escursioni eh, eh, subacquee, eh, il, il prodotto tipico, il ristorante, il, eh, il percorso di trekking del, sulla costiera e tutte queste altre cose che nessuno sa, che noi abbiamo saputo, ci abbiamo appurato soltanto perché ci siamo occupati di dover, di dover lanciare questo progetto. E allora tutto questo deve far parte di un portale che rappresenta l'offerta turistica. Del, delle terre della Fata Morgana, noi possiamo pure cambiare nome, possiamo poi inventarci tante altre cose che possa consentire a chi vuole venire in Calabria, nella nostra provincia, di poter dire vado lì e su questo territorio, <coughs> su questo territorio posso eh, diciamo, trovare questa offerta turistica. Quindi stiamo creando anche questo strumento ovviamente tu immagina cosa si può fare sulla Ionica perché mentre dalla, dalla parte tirrenica noi possiamo pubblicizzare le bellezze costiere e del mare eh, di, tutto, di tutti i nostri borghi riveraschi da, da, mh, sulla Ionica potremmo promuovere invece un progetto un sistema integrato dei beni culturali e dei borghi antichi aria grecanica eh, per cui si può estendere sia sulla fascia tirrenica e sulla fascia ionica, per non parlare di quello che potrebbe essere un sistema integrato di offerta turistica dell'area dello Stretto, dove tu parti da Taormina, Isole Olie e tutto quello che noi abbiamo sulla nostra costa, potremmo rappresentare un territorio di eccellenza unico al mondo per quello che noi possiamo esprimere come risorse e quindi di grande, di grande prestigio. E che può attrarre un'offerta turistica? Ovviamente tu mi dirai, e sono sicuro che me lo dirai, quindi lo dico prima io. Ma quando tu realizzi questa cosa e abbiamo i problemi di accessibilità della nostra città, dove andiamo? cioè, se noi creiamo l'offerta e poi non sappiamo come fare ad arrivare la gente, è chiaro che qui bisogna pensare poi a tutto quello che riguarda il sistema di collegamenti e l'accessibilità della, 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 della nostra provincia. Quindi, no, io ho una domanda sull'operatore economico. Ecco. Devi dare l'identikit dell'operatore economico, parte. Ma il tuo ruolo come promozione mm. di, che cosa deve dire, di chi può essere l'operatore economico? Perché se no tu crei un bellissimo comprensore. che, si, che sono capaci di poter operare a buon livello turistico. Eh, Guarda, in questi dieci anni io ho visto eh, iniziative che ritenevo folli, come quelle che eh, ha riguardato l'organizzazione di grandi manifestazioni con, che hanno portato in città migliaia di persone. E allora quando eh, proponevano questa iniziativa, io rimanevo allibito perché dicevo: ma do, come facciamo a ospitare mille persone se non abbiamo i posti letto? Eppure ti posso garantire che noi abbiamo organizzato manifestazioni importanti. Con, con più di mille persone che hanno partecipato, che hanno trovato allocazione nei bed and breakfast, nei negli alberghi cittadini e, e, e hanno interessato anche la provincia, qualcuno in qualche caso è andato a stare a pernottare a Messina, però eh, diciamo sporadicamente. Quindi eh, quando, quando ci cimentiamo poi riusciamo, allora dobbiamo far tesoro di questa, di questa esperienza e metterci alla prova e creare quell'economia reale che non è assistita, che è l'unico strumento per creare occupazione. Voi sappiamo che cosa significa l'occupazione per la nostra terra, che è il problema della nostra terra e l'occupazione non la crei più con i bacini di LSU e LPU, non la crei più con, con gli interventi che servono per il sostegno. La nostra terra è una terra che ha quei problemi che ha e quindi ancora un minimo di accompagnamento da parte delle istituzioni è anche comprensibile, però se tu ehm, non crei economia reale l'occupazione sarà quella che, che è e, che, e genererà tutti quei processi diciamo, di una società che è, è vittima della, della criminalità organizzata, lo è stata e adesso anche sotto questo punto di vista mi pare che, che ci sia un cambiamento radicale rispetto già a cinque anni fa. Cioè, già oggi noi sappiamo, tutti lo diciamo e siamo tutti sensibili al fatto che la partita più importante si gioca sulla legalità e già questo è fondamentale perché fino a tempo fa eh, tutto questo non era possibile perché si aveva la consapevolezza che il territorio fosse presidiato dall'andrangheta dall e che lo Stato non aveva la voglia né gli strumenti poter, per poter intervenire e invertire. Eh, il rapporto di forza tra andrangheta e Stato, una volta che si è riuscito a fare questo la gente ha partecipato, la gente adesso eh, eh, attraverso le associazioni eh, manifesta contro l'andrangheta, mi pare che qualche anno fa tutto questo era tabù, comunque lasciamo stare il problema della legalità, non, non ne parliamo perché se no sarebbe un discorso troppo, troppo complesso. Quindi per finire il territorio e Reggio Calabria con tutto quello che Reggio riesce a eh, poter offrire in termini culturali, di, di, eh, di beni di, di ambientali di tutto quello che noi sappiamo i borghi della nostra città che sono Gallico e Catona poi quel, lo straordinario borgo marinaro che è Cannitello dove io ho vissuto per 40 anni eh, le, le mie, ho trascorso le mie vacanze per 40 anni Scilla che voglio dire è la, la, la nostra risorsa mai espressa diciamo, e ehm, nel tempo eh, sfiorita, eh, Bagnara e, e Palmi, e queste, queste, questi sono diciamo, i centri che saranno interessati da questo progetto. Io ho invitato anche, hai visto, il consigliere Falcomatà, che tu vieni, eh, parliamo perché ritengo che per la realizzazione di questo progetto possa essere il soggetto più no? sì. idoneo per eh, caratteristiche, grinta e determinazione. Quindi eh, è l'inizio anche di un percorso che vuole vedere coinvolto eh, che coinvolta Monica Falcomatà in questa idea. Sono sicuro che certamente con anche i rapporti che riesce ad avere con eh, gli altri enti saprà portarlo avanti. Un'ultima considerazione. Io vi ho parlato di un, di un progetto che può essere da domani pubblicizzato, però guardiamo avanti, cosa potrebbe essere questo sistema integrato? E faccio una parentesi, quando è sceso Tremonti abbiamo avuto l'opportunità di chiacchierare e Tremonti parlando di turismo ha detto io credo nei distretti turistici, il futuro sono i distretti turistici, quando ho sentito questo io ho cominciato, ho cominciato a sognare. E allora questo potrebbe essere un progetto di livello nazionale, un progetto che la Regione potrebbe decidere di supportare perché dentro questo progetto tu immagina cosa potresti metterci dentro, potresti metterci dentro la, la riqualificazione dei paesi, potresti metterci dentro il piano del colore, potresti metterci dentro... Perché... Potresti mettere, dico cose concrete perché so che a te piace poi tirare fuori cose concrete perché poi se no dici: Ma che cosa hai detto? e me lo dici. Allora, potresti creare tutto un sistema di incentivi per far sviluppare le imprese turistiche nei territori, magari fare svuotare le case di Chianalea che diciamo, non sono abitate più e trasformarle in attività commerciali, tanto per fare un esempio. E tutto quello che si può fare nel nostro territorio. Quindi potrebbe essere un contenitore e quindi il progetto eh, principale su cui puntare a livello regionale e potrebbe anche avere un interesse di carattere nazionale perché, ripeto, il nostro territorio ha le peculiarità per poter diventare a livello internazionale una meta turistica appetibile. Grazie, veramente un applauso al Sino perché. Proprio... Ha superato la politica, che non è poco. Allora c'era una signora che voleva intervenire. Prego, prego. Può venire qui. Eh, volevo chiedere, da semplice comune cittadina che non sa parlare, ma eh, che apprezza i buoni propositi del sindaco, sindaco Arena, eh, come si fa? a realizzare un progetto turistico nella nostra zona eh, gallico facciamo l'esempio io sono di gallico quando il nostro mare è inquinato e ci sono delle scelte prioritarie da compiere tipo mettere in funzione i depuratori quelli che ci sono e farne degli altri perché la gente non viene al mare nel nostro territorio ma è costretta ad andare in altri lidi e una eh, non, delle... vorrei, non vorrei de... contraddirla ma ho visto le spiagge piene poi sì, o no, le ho spiagge pieno, piene ma la, la, il mare è pieno di melma di liquame che si scioglie e, e quindi questo è un dato di fatto quindi io vorrei che il sindaco Arena rispondesse a questa mia Subito signora ha fatto una eh, considerazione pertinente eh, e poi non è vero che eh, non sa so parlare perché è stata molto chiara, anzi forse più chiara di tanti altri. Quando noi parliamo di turismo, noi parliamo di un'attività che si deve fondare su i nostri fattori della produzione, segnatamente al mare a cui lei faceva riferimento, che non può essere diciamo, il mare che abbiamo adesso, dove sono presenti purtroppo numerosi scarichi fognari. Noi dobbiamo pensare a un territorio che risolve il problema della depurazione, a un territorio e a, del e, e a, e a delle città che riescano a essere efficienti, pulite. E quindi che offrono servizi efficienti. Questa è la base per poter parlare di turismo. Quindi noi non stiamo facendo un discorso che è fuori dalla realtà. Ovviamente se noi dobbiamo ospitare la gente, se noi dobbiamo diventare un polo d'eccellenza, dobbiamo risolvere il problema della depurazione. Dobbiamo tenere le spiagge pulite. Dobbiamo avere una raccolta di rifiuti che sia efficiente perché... Le, le nostre estate devono essere pulite, cioè dobbiamo creare quelle situazioni sul territorio che sono la base per poter pensare allo sviluppo turistico. Ovviamente noi non possiamo pensare di portare i turisti in una situazione di difficoltà del nostro mare che esplode ogni estate, spese, specie all'inizio, e che soffre di un sistema di depurazione che per decenni è stato trascurato e che ovviamente... Questo insieme ad altre emergenze oggi esplode, come l'emergenza sanitaria, l'emergenza idrica, l'emergenza dei rifiuti. Ovviamente è primario pensare alla risoluzione di questi problemi, se no non andiamo da nessuna parte. Cioè, io nel mio discorso l'ho dato per scontato. Allora adesso tanto per farvi capire quanto ci rimane a disposizione abbiamo un intervento che è del professore Francesco Calabro che ci deve raccontare un pochino, il, deve commentare in qualche modo o anche anticipare eh, situazioni future del GAC, cioè quindi dello sviluppo di quest'area costiera della quale tanto si è parlata. E poi eh, sta accadendo il cavalierino del, del Sindaco. E, e poi invece concluderà il consigliere Giordano con eh, la sua proposta, certamente eh, recependo quelle che sono le idee del, eh, del, anche del sindaco. Un'altra cosa: abbiamo un professore, eh, ce la dirà proprio. Dopo, in maniera molto. perché è uno psichiatra, non lo so che cosa ci vuole dire, e comunque darà un'interpretazione, forse, della festa del mare. Quindi chiuderemo gioiosamente. Allora, prima alla poesia. E quindi chiamo qui il professore Francesco Calabrò. Teresa, io chiedo scusa. No, certamente. E Ti faremo grazie, sapere e leggerai grazie, cosa è successo. Grazie, <ride> grazie. Sì, no, no, allora aspetta. Se, no, se la merita, allora, non ha bisogno ma di ma presentazioni così. perché qui lo conoscete tutti. Naturalmente, Beh, è l'artefice di quella che è la riqualificazione di uno dei primi borghi di cui si è occupato così nel, nel, nel suo lavoro. Per cui dà, è sotto gli occhi di tutti. Si sa che cosa ha fatto. L'idea del colore non è era proprio su quello che volevo rispondere al sindaco perché i politici quando non sanno cosa dire dei centri storici dicono facciamo un piano del colore le chiedo scusa io non ho parlato dei centri storici mi perdoni la battuta adesso arrivo al ragionamento lei conosce Cannitello Cannitello non è allora. Se lei pensa il piano del colore su Cannitello, pensa di poter vedere Cannitello con una filosofia e con un criterio nella scelta del colore delle case? Allora, Sindaco, eh, questa era una battuta per dirle poi eh, che le, alcune questioni vanno affrontate. Secondo me, eh, andando al di là di quelli che sono alcuni slogan del momento, questo del piano del colore è diventato uno slogan che. Io non condivido in assoluto, ma che in alcune realtà eh, lei dice eh, potrebbe funzionare. Io sostengo eh, che di no, ma non è questo l'argomento di questa sera. Noi dobbiamo andare oltre, dobbiamo entrare nel merito delle questioni. Eh, la dottoressa Munari mi ha attribuito meriti mh, superiori a quelli reali, non sono l'artefice di alcun sì, cambiamento ancora uh, attuato. Siamo però in. Eh, siamo però in cammino da parecchio tempo con il circolo Posidonia col borgo Cecilia proprio per no, eh, la, la questione la, le chiedo scusa se ha ancora due minuti altrimenti no, no, ci sarà un'altra occasione ci sarà un'altra occasione eh, siamo in cammino eh, per eh, individuare il percorso che effettivamente consente di arrivare ad una valorizzazione di un borgo marinaro, il tema quindi eh, e la nota, se me la consente, è anche un po' eh, scherzosa eh, sul piano del colore, eh, la vorrei eh, concentrare sul tema dei borghi marinari, che è poi diciamo, il tema che affrontiamo in maniera più specifica come Dipartimento PAU eh, eh, e che affrontiamo secondo una logica di tipo conservativo. Ora è chiaro che l'intervento sul patrimonio storico eh, può seguire più approcci. C'è chi ritiene, eh, derivando questo approccio da eh, un concetto di modernità che mi pare ultimamente stia anche mostrando i propri limiti, eh, che eh, l'intervento sul patrimonio storico debba essere visibile, debba essere riconoscibile e quindi deve discostarsi dall'utilizzo delle tecniche e dei materiali eh, tradizionali e chi invece ritiene che il patrimonio storico vada conservato come testimonianza di una cultura, di tecniche costruttive, di un patrimonio comunque di un luogo che fa, entra a far parte dell'identità di un luogo. E allora in un'ipotesi di valorizzazione di tipo turistico di un borgo, di un centro storico, il mantenimento dell'identità di quel luogo insieme alla cultura, ai prodotti, alle tradizioni, agli usi, ai costumi, anche la testimonianza materiale ha a nostro avviso un senso, è un approccio che può essere condivisibile o meno, ma che non va confuso con altri Il piano dal colore è un'altra cosa, altri tipi di approcci, io ad esempio uh, con, per uh, Borgo Cecilia abbiamo già approntato uh, in parte e stiamo uh, ultimando, stiamo portando avanti insomma, eh, un, uh, um, uno strumento tecnico uh, che sono le linee guida per il recupero di questo centro storico che parte dall'analisi, dalla conoscenza di quella che è la il carattere originario, identitario di quel patrimonio, per poi eh, definire linee di intervento o codici di pratica, se li vogliamo dire, che rispettino e mantengano quell'identità. Ora io ho visto in circolazione negli anni scorsi altri codici di pratica per il recupero dei centri storici. Che seguono logiche diverse. Io non voglio dire se è migliore o peggiore l'approccio che utilizziamo noi, non sta a me dirlo, ma certamente non bisogna fare confusione. Se si vuole mantenere l'identità di un luogo e conservarne la memoria, e quindi eh, inserirlo all'interno di un percorso di questo tipo, va a utilizzato un certo tipo di approccio, altrimenti se ne possono utilizzare altri, l'importante è, è sapere che cosa si vuole e quindi in questo senso anche il rapporto ad esempio con le strutture universitarie fra soggetti pubblici e università non può più essere un rapporto indistinto in cui ci si freggia del simbolo dell'università, oggi all'università bisogna chiedere i servizi che servono per quel territorio, per dare risposte concrete ai problemi del, concreti del territorio allora non è indifferente chiedere un tipo di prodotto piuttosto che un altro bisogna sapere a chi rivolgersi cosa chiedere avere ben chiaro questo tipo di percorso quindi in questo senso eh, per chiudere un po questo, questa riflessione eh, per invitarla perché ho condiviso oh, buona parte del suo intervento, mi sono permessa, appunto, una battuta su una, un aspetto marginale, una, un aspetto assolutamente marginale. Ma eh, Borgo Cecilia è sostanzialmente un caso che può essere replicato in tutti i borghi e in, in tutti i centri storici del, dell'area dello stretto e della provincia, può diventare un modello proprio perché come magari diranno altri dopo di me presenta alcune caratteristiche che la rendono esportabile proprio come modello e in questo senso eh, il ruolo eh, per concludere del, di questo tipo di approccio alla conservazione è anche un altro proprio perché noi, contrariamente a quello che ha detto la dottoressa Munari non facciamo poesia ma io mi occupo di valutazione economica dei progetti quindi gli aspetti di carattere economico, le implicazioni di carattere economico mi portano a dire che, ad esempio, l'approccio di tipo conservativo significa anche un'altra cosa: che tutto il tessuto produttivo legato alla produzione di materiali e componenti, ad esempio, per il recupero del patrimonio storico, è un tessuto produttivo locale perché in questo momento un euro investito nel settore dell'edilizia in Calabria produce buona parte dei suoi effetti e buona parte del valore aggiunto, lo, eh, lo porta fuori dalla Calabria, laddove vengono prodotti materiali e componenti che noi importiamo dall'esterno. Quindi l'approccio di tipo conservativo non solo ha un valore culturale in sé, eh, ecco. ma ha questo tipo di... Le chiedo scusa. Eh, questo no, no, tanto... volevo soltanto... Mh, le rispondo su alcune considerazioni che io condivido, specie quello dell'università. Lei ha detto bene, il logo dell'università. Io credo che se il nostro paese è in declino, è in declino tra l'altro perché sono venute meno le istituzioni e tra queste l'università che si è trasformata da un'istituzione che doveva essere super partes e quindi doveva essere diciamo, la casa della cultura e del sapere in una vendita, in un'azienda una che vende il proprio logo, nemmeno che produce. Quindi io sono stato molto eh, dici, mh, critico nei confronti dell'istituzione universitaria locale, Regina. Ho, ho detto che l'università non, non si è mai radicata nel territorio. Addirittura che ha prodotto per il magazzino, perché quando l'università non si apre al territorio e non dialoga con le amministrazioni locali, produce per il magazzino, per i cantinati. Perché, ecco, e allora aprire... aprire i forzieri, gli armati dei progetti che sono, ci sono nell'università, è fondamentale. Purtroppo la Genesi la conosciamo tutti, un'università che, 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 che non è gestita da eh, docenti eh, locali a livello di, 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 di governance, non, mai, non è mai stata così, per cui è gente che arriva il martedì e va via il giovedì, eh, non c'è stato l'interesse nel radicare del territorio, fermo restando che eh, si vende il logo e allora chi ha un'idea e vuole lanciarla eh, acquista il logo dell'università dell eh, magari fa un protocollino di intesa che si concede a tutti, il protocollo di intesa e si lancia l'idea e si dà una matrice scientifica che invece è vuota e non esiste sul problema del colore giusto ho capito qual è stata ovviamente il colore eh, il, il problema di Borgo Cecilia è, tut, è, è alto perché il problema è, è, l'intervento è conservativo. Ma le immagini, cosa può, potrebbe essere Cannitella o Scilla, stessa con un piano del colore adeguato, lì dove non c'è da fare attività conservativa dal punto di vista storico e di tradizioni culturali, c'è da dover curare esteticamente uno dei paesi più belli, secondo me, al mondo per non parlare di Chianalea che ritengo che come borgo marinaro non, non sia secondo eh, a nessuno a livello diciamo, internazionale quindi era questo il discorso che, eh, del piano colore proprio tirato eh, giù così del resto poi il piano colore fatto dall'amministrazione diciamo scopelliti è stata una di quelle misure che ha trovato meno, meno consenso qui specie nella nostra città era una misura che voleva cercare di sanare il degrado che, che, che insista sul nostro territorio è, è, è naufragato per una serie di motivi. Su quella, su quella diciamo, misura che non è andata bene, magari si possono trarre eh, eh, le esperienze per poterla magari riproporre in termini diversi e colmare le criticità. Grazie. Dunque, adesso andiamo al eh, consigliere eh, Giordano. Um, non le chiedo di contingentare i tempi, ma di interessarli. Nel senso vediamo quali proposte ci sono a livello anche così di governance, la possibilità di proporre delle leggi nuove. Grazie. Io cercherò di dare una, un approccio molto pragmatico al mio intervento. Rispetto all'idea uh, all che stasera, dinamica che viene fuori anche per produrre ulteriori iniziative che ci possono vedere il prossimo anno qui, non ad essere testimoni di buoni propositi, ma portatori di risultati concreti, visibili e tangibili. Parto proprio da questo per raccontarvi, ma molto sinteticamente, un'esperienza che non altro che un modello che verrà Applicato sulla ristrutturazione sulla riqualificazione del Borgo Cecilia un progetto più ampio che ho avuto modo di mettere in piedi nell'ultimo scorcio della mia eh, presidenza del Consiglio provinciale mia, del mio ruolo di amministratore provinciale nel volere creare strumenti, occasioni, ragionamenti di pianificazione strategica che uscissero fuori dalla, dal perimetro ristretto, quasi municipalistico spesso del territorio, ma che vedessero una dinamicità e una implementazione strategica di strumenti che possono essere funzionali a realtà più dinamiche e più attente come questa locale che, dove c'è una animazione territoriale che è partita anche dalla festa del mare, tre anni or sono, ma che ha visto eh, fiorire, lievitare tutta una serie di attenzioni della cittadinanza, delle associazioni, 35 associazioni sono a supporto di questo evento, tante altre associazioni che nel, anche in altri periodi hanno, hanno voluto testimoniare in maniera eloquente questo, questo interesse di rivitalizzare, riqualificare questo territorio. L'amministrazione provinciale allora, su, anche su impulso che diedi insieme al Dipartimento Pau e non senza una, un pizzico di emozione, Voglio rivolgere un ricordo che domani sarà più ampio, più articolato al professore Edoardo mollica con il quale ho condiviso tanti e tanti momenti che hanno trovato sostanza anche in un rapporto stabile di cooperazione tra l'Università, il Dipartimento Pau della fattispecie e la provincia, tante convenzioni che non erano le solite convenzioni che... Le università vanno alla ricerca per trovare risorse, noi le risorse le abbiamo messe come patrimonio di idee, applicandole, cercando di trovare, di dare risposte al territorio, strumenti, e allora ci è venuto fuori il Fest che ha analizzato la Vallata del Gallico nel suo, in, nel suo insieme, con la voglia di rivitalizzare tutti i centri storici della Vallata, i comuni che hanno vissuto un periodo di trarefazione, di frammentazione, di spopolamento, con quella logica di quella ricettività diffusa che poteva essere applicata dando una risposta etica, sociale e una eh, volontà di riqualificare in maniera netta un territorio che ha tanto da raccontare, un patrimonio inestimabile. E allora la volontà di, di dare un progetto, una visione strategica, anche perché guardate la Calabria è testimone... È una stratificazione storica, è un patrimonio straordinario che forse non riusciamo ad apprezzare. 409 comuni però significano 750 centri storici, il doppio dei comuni, dei municipi, il doppio dei municipi sono centri storici, borghi che raccontano storia, che raccontano arte, che raccontano paesaggio, che raccontano tradizioni, che raccontano cose che noi abbiamo il dovere morale di... Prendere opportunità, di rendere testimonianze, di rendere onore a chi ha, ha, ha realizzato, a chi ha pensato e chi è stato capace di vivere pure quei momenti. E allora da lì, da questo, da questo ragionamento è venuto fuori, insieme a Edoardo Mollica, al Dipartimento Pau, l'idea di creare un modello. Il professore Calabro l'ha accennato, il codice di pratica, le linee guida di riqualificazione del Borgo Cecili hanno trovato spiegazione in un atto che vuole essere, vuole incrociare anche la velocità con il quale questo territorio ha recepito pure alcune cose, la riqualificazione del bordo che significa riqualificare non solamente l'assieme edilizio urbanistico, il tessuto, ma riqualificare, ridare voce al tessuto sociale, un tessuto sociale che si può riorganizzare facendo rivivere gli antichi mestieri, facendo rivivere una logica di ricettività. Di microimpresa, di ricettività che è capace di guardare al futuro. E allora abbiamo immaginato di codificarlo anche per dare una impronta, una matrice quasi matematica, quale ingegnere Doni in queste cose è un esperto: che possa che codificandolo desse una traccia stabile nella, eh, nella, eh, nel dare una direttrice di eh, tecnica, supportata dalla, questa volta da un'università che è divenuta un luogo dove si è elaborato una, un pensiero, un'idea un scientifica, ma dove si è trovato anche la volontà di, di essere agente di sviluppo locale proprio, in, questo, in una, questa sorta di dinamismo che, che è venuto fuori in, in maniera dirompente. E allora questo, significa, questo modello cosa significa? Significa mettere insieme l'istituzione, la provincia, in questo caso io mi auguro che il Comune aderisca. A Mi dispiace che non c'è il sindaco, con il presidente Raffa ho avuto modo di scambiare qualche veloce battuta, ma delle sue, dal suo intervento che eh, ho, ho capito e abbiamo appreso che la provincia intende proseguire su questa esperienza, ripeto è venuto fuori un modello che vede l'istituzione, l'università, il privato e il privato sociale in un insieme dove si fondano le, le, le convenienze, le legittime. Convenienze di eh, mettere insieme questo progetto che vedrà a breve eh, vedrà luce sul Borgo Cecilia perché eh, ci, si sostanziano anche in maniera pragmatica con atti amministrativi. Questo, questo progetto è stato approvato in una delle ultime sedute di Consiglio provinciale sotto la mia presidenza nell'aprile del 2011, Le, una delle ultime. Una delle ultime che ved quindi vedrà eh, l'attuale presi presidente del dell'amministrazione deve sottoscrivere una convenzione con l'università e gli attori locali e poi dare luogo a questa iniziativa che vedrà anche una serie di incentivi, di microincentivi al ai a coloro i quali vogliono eh, rivitalizzare, riqualificare eh, le unità immobiliari. Eh, dare nuova forma, nuovi, nuove funzioni, non solo quella, evidentemente solo quella abitativa. E quindi eh, sperimentare anche un cantiere dimostrativo dove troveranno, eh, troverà eh, applicazione quello che diceva il professore Calabro, cioè la riscoperta, la riproduzione di quei materiali che sono la vera tradizione di un'arte anche del, del costruire che qui ha avuto una forte, una forte testimonianza. Questo quindi è un'iniziativa. Eh, che va solamente ora finalizzata che esiste che noi abbiamo il circolo posidonia e il quando facevo, quando facevo riferimento al privato so, quando facevo riferimento al privato sociale non al privato sociale intendo il circolo posidonia intendo l'associazione borgo cecile che si è costituita una libera associazione tra proprietari e quindi il virtuosismo è questo istituzione Un'università, un'università che pensa in modo diverso, in modo dinamico, in modo concreto, un privato sociale che è capace di guardare oltre, di, guardare, di tracciare il futuro e un privato che riesce ad accogliere queste idee, di tradurle, di sostenerle, di accoglierle e di tramutarle in realtà. Chiediamo a allora questo progetto per Questo è, il nome, è il, nome, il nome del Borgo Sicilia. Io sono, sono qui per. Eh, non, non credo che ci sia la necessità no, di. Questo, questo significa eh, adesso fare, eh, fare la convenzione, andare a stabilire i tempi, quindi un cronoprogramma certo, un cantiere dimostrativo, degli avvisi pubblici che porteranno i privati ad avere il, le gli incentivi insieme all'associazione all e al alla circolo Posidonia che ha animato, che, per il quale c'è stata questa animazione dinamica che ha portato... A questi risultati. Allora, io credo che queste siano le iniziative di cui c'è bisogno: c'è bisogno che le, eh, le istituzioni facciano rete. cioè Stasera abbiamo avuto il Presidente della Provincia e il Sindaco, io l'ho ascoltato con, con attenzione. Non vado, il mio intervento non lo faccio. Di, sto, ci arrivo perché ci arrivo, alla, ci arrivo poi con eh, una piccola coschiosa finale. Eh, re, re, comune e Provincia che. Sul sistema turistico locale devono dialogare. Cioè, eh, sì, va bene il sistema integrato che vede una parte di territorio, però bisogna immaginare. La, la provincia, se dobbiamo ragionare in un'ottica metropolitana, deve vedere tutta la provincia protagonista e qui ci vuole la sinergia massima, io auspico, e voglio fare un cenno ad altri strumenti che abbiamo messo in piedi. Che ho sul mio, come dire, sul mio impulso, sull'onda sul sull dell'entusiasmo che mi ha visto anche in quegli anni eh, volere occuparmi in maniera oltre la funzione, la singola funzione istituzionale, il Presidente del Consiglio non, ha, non è un assessore, non ha delega. Quindi ragiona in maniera globale, complessiva, ragiona di, di strategie di sviluppo. C'è un altro uh, strumento che la Provincia ha ed è un centro per la promozione del marketing turistico e territoriale che abbiamo istituzionalizzato con una delibera. Anno, un anno e mezzo fa, con un comitato di, alta, di alto profilo scientifico, dove c'era il professore Mollica, c'è la Fondazione del Bianco, Icomos, il professore Roscelli, quindi l'Università di Messina, il Politecnico di Torino, c'è quindi una, una, un altro strumento che può venire in soccorso a questa idea che si vuole tracciare di sistema turistico integrato che deve vedere protagonista, ripeto, l'intera provincia. Io non voglio andare oltre, anche queste idee che io. Questi, queste iniziative che sono state portate avanti da amministratore locale troveranno anche un uh, adeguato uh, impegno dal, nella mia nuova postazione. Che, sebbene di opposizione, io lo ricordava che sono stato, ho avuto il, la volontà di, di fare tante iniziative, di le, tanti progetti di legge eh, che andranno anche in questa direzione. Io auspico che il professore Zimbalatti è andato via. Auspico che il professore Zimbalatti, che rappresenta, che è direttore di dipartimento, ma che è il, il governo regionale, eh, in un confronto serio, onesto e netto, però. Il ruolo di Fincalabra è, fin è importante, l'ha detto l'ingegnere Toni. Ah, tra l'altro, l'ingegnere Toni, io condivido pienamente il, la riflessione sulla volontà di uscire fuori da quella sottocultura dell'assistenzialismo, del fondo perduto. Delle risorse che sono risorse statiche, otteniamo, prendiamo delle risor le risorse, che devono essere un moltiplicatore di iniziative, di impresa, di concorrenza e di meritocrazia. Se non è questo, è anche perché l'Unione Europea, che ormai non ci fa sconti, la Commissione non, su questa cosa non, ha, non, avrà, non ci darà assolutamente ulteriori appelli. Quindi non bisogna perdere tempo. Io credo che eh, in, con questa kermesse, con questi eh, anni, due anni, tre anni in cui siamo stati qui, testimoni. Tanta carne al fuoco, ma tanti anche risultati stanno venendo fuori. Questa è una cosa importante. E noi siamo qui a continuare a fare la nostra parte insieme a tutti gli attori locali, all'Avvocato Romeo, che è stato l'ideatore della Festa del Mare. Una Festa del Mare che non è stato un evento ludico, ma un evento che ha portato eh, idee, progetti, risultati, iniziative e tanta buona volontà che viene, deve essere tradotta giorno per giorno. Grazie. intanto la, chiamiamo qui il professore lo psichiatra che ci darà due battute e dopo all'avvocato Romeo due parole ma due proprio perché la prima serata proprio perché la prima io volevo di anche perché È molto molto tardi. cerco di essere molto breve anche perché l'ora tarda Potremmo metterci già a valutare chi sono i miei pazienti disposti ancora ad ascoltarci, perché obiettivamente ci è voluta una grande resistenza per ascoltare questi relatori, con molti, li ho ascoltati con molto interesse. L'unica mia valutazione, diciamo, scusate, l'unica mia valutazione che va al di fuori da, da, dall'essere psichiatra è che dopo queste. Questi incontri che stiamo facendo ogni anno incomincio a diventare ottimista. Perché io sono dell'idea che noi meridionali abbiamo una grande componente araba, quindi siamo molto individualisti e molto scusate il termine, invidiosi e questa purtroppo è la parte che ci portiamo dentro da sempre. Ora, grazie a Bossi, alla Lega, che ci sta discriminando, ci sta costringendo a limitare questo nostro individualismo e quindi forse da questo nasce ora il riscatto e questi convegni sono il primo passo nel immaginare un futuro più di collaborazione e di impegno di tutti. Grazie. Grazie. Allora di solito a questo punto ci sarebbero delle conclusioni, veramente i punti toccati sono tutti molto molto interessanti. Per cui ehm, adesso all'Avvocato Romeo eh, intanto chiediamo che, che, che impressione, cioè come si sente dopo tutta questa fatica, perché oggi è veramente il, il giorno no, proprio dell'abbandono dell dopo tutta questa energia profusa in questa meravigliosa manifestazione. Le cose sono tante, io non vi tedierò ripetendole, ci sono due o tre punti però che sono nodali e focali anche per il futuro, a partire dal piano colore. <ride> Nel quale io invece credo, ma che non c'entra con la riutilizzazione di un bene che è patrimonio, no? quindi è tutta un'altra storia, si discute in un altro momento. Io mi auguro, anche il professore, l'ingegnere Idone, ha detto delle cose molto interessanti sul piano del finanziamento e sulla possibilità di accesso, e mi auguro, per esempio che il consigliere che fa tutte queste proposte di legge possa mettere per proprio mh, diciamo reggimentare questo questa guerra fra poveri che accade sempre dove ci sono due lire per evitare che fin Calabria abbia per esempio dei problemi del genere di dover tenere in cassa dei soldi che nessuno chiede ma che non si possono toccare perché non c'è sufficiente domanda e per esempio, ecco, e allora questo sarà un suo argomento, vi potete incontrare quindi credo che questa serata fra l'altro, lui, era, il direttore generale si era allontanato, ma prima di dare la parola all'avvocato Romeo, c'era qualcosa che voleva dire a proposito dell'intervento del professore eh, eh, sì, a proposito non, poi diciamo che ve l'ha detto sì, ha detto lui tutto, va bene, insomma, quindi mi ha fatto fare questa figura. Allora, detto questo, quindi gli argomenti sono tantissimi. Io mi auguro che la stampa che ha partecipato possa riassumerli per valorizzarli, se no ci penseremo noi con una nota che daremo a parte. Ok? Allora chiamo l'avvocato Rome, ah, c'è già il microfono, ecco, così bisogna parlare un po' a queste persone che ci hanno ascoltato e che credo non si siano neanche annoiate. Grazie di tutto e buonasera. Tocca rivolgere un vivo ringraziamento ai relatori e a quanti, come diceva il professore Zoccari, hanno resistito sino ad ora tarda all'ascolto di interessanti, sicuramente interventi, però sempre ad agosto siamo e quindi un po' pesanti. Io avevo immaginato questo convegno che il primo dei cinque giorni della festa del mare. Perché l'iniziativa assunta da 100 partner pubblici e privati, che sono quelli che hanno presentato una proposta per la costituzione di un GAC, di un gruppo di azione costiera, ha rappresentato un momento di estrema importanza perché è riuscito sostanzialmente a mettere insieme miracolosamente i tre GAL della provincia di Reggio Calabria, oltre 15 comuni. Della costa della provincia di Reggio Calabria e soprattutto ha coinvolto questi soggetti sulla base di una proposta progettuale che incide sugli interessi dell'intero territorio della costa reggina. E questo è un miracolo, cioè si è usciti fuori dalla logica che era dominante in una fase iniziale, come l'ingegnere Idone ben ricorda. Quando subimmo la provocazione di un dirigente regionale al settore dell'agricoltura, e ci vediamo cosa siete capaci di fare, non eri tu. E comunque la logica iniziale era quella che ognuno procedesse per singoli comparti isolatamente in una guerra tra poveri. Il miracolo che si è riusciti a raggiungere è quello di ricondurre a sintesi, ad unità, gli interessi dell'intera costa della provincia di Reggio Calabria con questo progetto. Siamo alla fase iniziale perché anche degli interventi di questa sera c'è molta distanza, lo sottolineava Peppe Giordano. Una cosa è dichiarare che vogliamo le terre della Fata Morgana e che dobbiamo stare in sinergia con l'amministrazione provinciale, altra cosa è comprendere cosa l'amministrazione provinciale intende fare delle politiche di sviluppo dell'intera provincia, un'amministrazione provinciale che si trova alla vigilia di un traghettamento di una istituzione che probabilmente non sarà più l'istituzione provincia ma sarà la prossima città metropolitana. E soprattutto bisogna comprendere in che misura la proposta elaborata da questi 100 partner, che è una proposta vedete, che non va sottovalutata perché richiede che il partenariato privato, perché quelle iniziative richieste possano essere finanziate investano nella misura del 40% con il capitale privato. Qui siamo, se il progetto dovesse essere finanziato come io immagino, per la bontà e la forza che esso esprime in concorrenza con gli altri cinque che sono stati proposti, ebbene e, e questa è una proposta che sostanzialmente si muove attraverso... Diciamo, quattro settori principali che sono stati deli tracciati, delineati sia dal documentario per il quale ha fatto bene Teresa Monare a rivolgere i complimenti agli autori eh, di questa elaborazione, di questo documento che esprime in sintesi la proposta GAC, però diciamo, si tratta di ragionare. Successivamente i soggetti istituzionali devono ritrovarsi assieme e discutere seriamente sul problema, perché attualmente ci sono idee confuse e c'è molta distanza da parte delle istituzioni, anche perché, diciamocelo francamente, solo qualche mese fa sono nate queste nuove amministrazioni, quella comunale e quella provinciale. Si devono sintonizzare con i programmi comunitari ed europei. Però allo stato attuale la bontà di questa iniziativa, la bontà della proposta di sintesi, l'unità che è stata trovata con la proposta del GAC ci lascia ben sperare. Questa proposta, come dicevamo con Francesco, finisce per essere un laboratorio sociale di sviluppo, perché veramente se, se, se dovesse andare avanti questa iniziativa, come io sono convinto eh, che andrà avanti, riuscirà a mettere assieme il pubblico e quindi una proposta unitaria pubblica che si incontra con il soggetto privato che è chiamato ad investire, è una scommessa, è una sfida che io credo che tutti assieme, per le cose che sono emerse questa sera qui, perché lo stesso Peppe Giordano, che è su un fronte politico di opposizione strenua che non fa sconti alla maggioranza, ma rispetto agli interessi del territorio. Ha dichiarato la disponibilità concreta di misurarsi e di confrontarsi sui contenuti con tutti gli altri soggetti. A condizione che tutte le proposte siano corrispondenti e finalizzate agli interessi del territorio e della nostra comunità. Cominciamo questa prima giornata di festa che. Abbiamo, eh, diciamo, eh, si è avviata con l'inaugurazione sul corso Garibaldi di questa interessante iniziativa che con grande fatica abbiamo dato luogo, che è questo il mare nel museo a cielo aperto, cioè questa capacità di portare fuori dal museo queste, queste opere, questi reperti archeologici marini trasportandoli nelle teche del corso Garibaldi ma ancora di più portandoli anche sul lungomare di Gallico per offrirle come elemento attrattivo alla valutazione della cittadinanza ma soprattutto come elemento simbolico per, portare, per ricondurre anche questo momento di riflessione al tema della nostra manifestazione, le tracce del futuro, perché... Eh, come diceva Francesco Calabrò, noi siamo con lui, assieme a lui, assieme al lavoro che abbiamo fatto con il compianto professore Edoardo Mollica, convinti che lo sviluppo passa della nostra comunità, lo sviluppo passa attraverso il patrimonio identitario che va eh, costruito tenacemente, attraverso impegni che passano, attraverso anche queste manifestazioni e tante altre che hanno questo segno. Un grazie a voi tutti, un grazie soprattutto ai relatori. Solo per ricordarvi che domani sera alle ore 19, sempre in questa area meeting, si svolgerà un interessantissimo incontro. Il premio dedicato al professore Edoardo Molliti, che è stato istituito quest'anno sul mezzogiorno identità e prospettive, questo è il premio. Seguirà l'attribuzione dei premi che sono stati assegnati lo vedrete domani per la saggistica e per la ricerca eh, e successivamente si svolgerà un interessante dibattito sul tema come liberare il meridione dal meridionalismo che vedrà come relatori Pino Aprile autore del libro I Terroni, Lino Patruno autore del libro Terre di fuoco Piero Sansonetti, direttore di Calabria Ora, e il direttore di Calabria Economia, Tigani Massimo Savo. Appuntamento a domani, sempre in questa area.